Buongiorno e bentrovati amici. Il vostro contatore salta in continuazione? Non vi preoccupate, esiste un dispositivo che vi avvisa prima e vi permette di non riparare al buio. Ma prima iscrivetevi al canale. Buongiorno amici e bentrovati. Oggi parliamo di un sistema per il monitoraggio dell'assorbimento di corrente del vostro impianto elettrico. Questo sistema, che si chiama Efergi, è composto da un trasmettitore, questo, che funziona a pile, con tre pile da 1,5 volt. Questo trasmettitore è dotato di un ingresso per una o più sonde di corrente. Questa è la sonda di corrente che praticamente si innesta su uno dei due cavi del vostro contatore, quindi viene inserito all'interno del cavo del contatore in questo modo. E questo sensore rileverà la corrente assorbita in qualsiasi momento dal vostro impianto elettrico e la trasmetterà attraverso il trasmettitore al ricevitore. Il ricevitore è in grado di segnalare istantaneamente il consumo in kilowatt del vostro impianto elettrico e anche può essere configurato per misurare il costo mensile orario, impostando appunto il costo per kilowattora. Ma una funzione ben più importante, che può essere settata in questo ricevitore, che funziona anche lui a pile, è che si può impostare un allarme ogni qualvolta si supera un certo wattaggio. In questo modo eviterete che il vostro contatore salti allorquando avete superato i fatidici 3 kW. Ma vediamo come funziona il distacco del contatore da parte dell'Enel. Se avete una potenza installata di 3 kW, potete prelevare senza limiti fino a 3,3 kW. Inoltre, se superate i 3,3 kW, potete prelevare fino a 4 kW per almeno 3 ore. Se infine prelevate una potenza superiore a 4 kW, il dispositivo interromperà la corrente dopo 2 minuti. Capite bene che impostando il nostro dispositivo Efergi ad un limite di 4 kW per ricevere un allarme, una segnalazione, sapremo immediatamente quando il nostro contatore sta per scattare e avremo ben 2 minuti di tempo per scollegare eventuali carichi collegati e evitare così il distacco della fornitura. Attraverso questa impostazione di massimo di watt, attraverso un menu apposito possiamo stabilire i volt del vostro impianto elettrico. Successivamente possiamo stabilire il costo a kilowattora. Ci sono varie tariffe che possiamo inserire e i chilogrammi di CO2 e infine l'allarme. A quanti kilowatt vogliamo impostare l'allarme? Nel mio caso io ho impostato un allarme per 4 kW, e ogni qualvolta supero i 4 kW il mio ricevitore suonerà e lampeggerà attraverso i LED che sono qui sotto per dirmi che sto superando i 4 kW, e in questo modo potrò ridurre il carico ed evitare che salti il contatore. Naturalmente questo kit vi informa anche sul consumo dei vostri elettrodomestici, consentendovi di staccare quelli che consumano maggiormente. Il costo è di 60 euro circa, ma vediamo che cos'è nella scatola. Un ricevitore che segnala la potenza in kilowatt dell'impianto del vostro impianto, il trasmettitore alimentato a pile, che anche lui ha un LED che lampeggia per segnalare la trasmissione corretta del segnale di corrente rilevato attraverso questo sensore che si innesta su uno dei due cavi del vostro contatore. La portata del sistema è abbastanza buona, quindi la distanza tra trasmettitore e ricevitore può essere tranquillamente di 10-20 metri.
Oltre a questo kit che trovate online, di cui poi vi metterò anche il link in descrizione, e lo stesso produttore Fergi mette a disposizione un ulteriore dispositivo Hub che si collega tramite rete LAN al vostro modem router e a un suo alimentatore dedicato. Questo Hub vi consentirà in pratica la stessa funzione del ricevitore manuale, ma con il telefonino, quindi tutti i consumi rilevati dal trasmettitore verranno trasmessi anche a questo Hub, oltre che ovviamente al display LCD, e tramite collegandolo al vostro modem riceverete tutte le informazioni di consumo, quindi di kilowatt assorbiti dall'impianto sul vostro telefonino attraverso l'apposita app Fergi. Questa è la schermata principale dell'app, dove è visualizzata la potenza istantanea assorbita dal nostro impianto in watt. Possiamo vedere che l'aggiornamento avviene ogni 5 secondi circa. È possibile configurare alcuni parametri relativi a ciascun sensore installato, visto che se ne possono aggiungere più di uno, e all'interno dell'app è presente anche una sezione statistiche. Vediamo all'atto pratico come funziona il nostro display abbinato al nostro ricevitore. Una volta agganciata la clip per misurare la corrente al nostro contatore o al nostro filo principale dell'impianto, andiamo a collegare il trasmettitore. E la configurazione avviene semplicemente schiacciando il pulsante centrale e il trasmettitore si collegherà automaticamente al ricevitore e tutto questo sarà segnalato dal lampeggio del LED. Premendo più volte il pulsante è possibile aggiornare la frequenza di 10 secondi, 15 secondi o 20 secondi. A seconda delle vostre necessità, quindi avrete una maggior velocità di aggiornamento. Una volta installato il trasmettitore, basta configurare il ricevitore. La configurazione è molto semplice, esiste un manuale dettagliato in proposito. Ma vediamo come funziona. Accendiamo il nostro forno e verifichiamo quanto sta assorbendo in questo momento. Dopo, vedete, circa 5 secondi il nostro display riceverà il segnale dal trasmettitore e ci dirà esattamente qual è il consumo istantaneo del nostro impianto elettrico e quindi passeremo dai nostri 300 watt a 3100 watt, quindi il nostro forno ha un assorbimento di circa 2700 watt. Se sbadatamente dovessimo accendere un altro elettrodomestico e quindi superare la soglia critica dei 4 kW, il nostro segnalatore ci avviserà con una beep, con una cicalina, e inizierà a suonare, a lampeggiare, avvisandoci che stiamo per andare incontro al distacco della corrente. In questo modo possiamo ridurre il carico che assorbe maggiormente o magari un carico che ci consente di ritornare al di sotto dei 3 kW ed eviteremo che il nostro contatore salti. Bene amici, io intanto ne approfitto per invitarvi ad iscrivervi al mio canale per supportarmi ed incentivarmi. E proseguiamo in questo nostro video. Con questo dispositivo potrete anche verificare il consumo di un elettrodomestico, anche un comunissimo tostapane, e potremmo vedere quanto sta assorbendo e verificare effettivamente quanta energia elettrica consuma e se è magari lui il responsabile del nostro contatore che scatta. Vedete, adesso l'assorbimento istantaneo passa da 295 watt a 874. Questo è un tostapane da circa 600 watt. Nel momento in cui togliamo la spina al nostro tostapane, vedremo ridursi nel giro di 3-4 secondi la potenza consumata dal nostro impianto, che ritornerà a 292 watt. Bene amici, vi ringrazio dell'attenzione, spero che il video sia stato di vostro gradimento e vi do appuntamento alla prossima.